Ciao a tutti, oggi rinnoveremo insieme la testata di questo letto. Ho pensato di farla a rigoni, quindi andiamo a vedere insieme come si fa. Per il nostro progetto di oggi ci serviranno un telo da copertura, il metro, dei pennelli di varie misure, il nastro di carta, una riga ed una matita per segnare le righe che faremo sulla parete, della tinta murale. In questo caso io ho scelto del bianco ed un marrone, null'altro, e mettiamoci subito al lavoro. La prima cosa che dobbiamo fare è liberare la parete, quindi stacchiamo le placche della luce, ecco, e poi sviteremo le abat-jour. E quindi cominciamo. Dopo aver coperto per bene il pavimento con un telo da copertura, o chi non lo avesse può usare tranquillamente dei giornali o dei cartoni, incominciamo, estendiamo una mano del primo colore, in questo caso io userò il bianco, su tutta la superficie. Ed eccoci, quindi non ci resta che lasciare asciugare. In questo caso il fondo era molto scuro, quindi molto probabilmente sarà necessario dare due mani. È stato necessario dare due mani di bianco sulla parete. Ora è perfettamente asciutto e possiamo finalmente fare le nostre righe. Quindi ci armiamo di matita e di metro. Io ho misurato naturalmente la mia parete. In questo caso la mia parete è lunga 3 metri e 25 centimetri. Ho fatto un po' di conti, mi escono delle righe da 13 centimetri l'una. Naturalmente ognuno dovrà fare il conto sulla misura della sua parete. Quindi andiamo subito a segnare i puntini. Dobbiamo naturalmente fare dei segni piccoli piccoli. Ecco, allo stesso modo segno, sempre con un puntino, i 13 centimetri anche nella parte inferiore vicino allo zoccoletto. Ora vedete lo zoccoletto brutto, poi pittureremo anche questo. Quindi con una squadra o come nel mio caso con una tavola diritta mettiamo la riga sui due puntini e tracciamo una linea. Continuiamo quindi a tracciare le nostre linee. Ora mettiamo il nastro, mettiamo lungo la linea che abbiamo tracciato con la matita e naturalmente metteremo il nastro sempre all'interno delle parti bianche in maniera da lasciare completamente scoperte le parti che poi andranno dipinte di marrone. Una volta messi tutti i nastri, prima di passare col colore, premiamo per bene lungo il bordo di tutti i nastri, ponendo attenzione che siano perfettamente applicati. Questo ci occorre affinché poi, quando daremo il colore, non venga una linea tutta frastagliata. E quindi, cominciando dalla prima linea che abbiamo deciso di colorare, diamo il colore.
E quindi ecco fatto, non ci resta che levare i nastri, mettere le placchette della luce e riavvitare le abat-jour. Ed ecco fatto, e ha cambiato faccia, vero? Uno dei prossimi video continueremo con il restyling di questa stanza e realizzeremo insieme una decorazione su questa parete. Come sempre, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo video e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!